tutti, benvenuti, bentornati in un mio nuovo video. Allora, oggi è una bella giornata calda, ho appena steso il sole, se n'è andato, quindi sì, è molto dalla mia parte il mio sole, ma iniziamo con il video Wish. Parto facendovi vedere la cosa più costosa. Sì, dovrebbe essere la cosa più costosa che ho preso e poi guardando pochi giorni fa l'ho trovata alla metà del prezzo. Però succede sempre così, tu stai lì, cerchi, guardi e trovi quello meno costoso, poi dopo qualche giorno ne trovi uno che costa ancora meno di prodotto, quindi vabbè. È contenuto in questo pacco rotondo, cilindrico. E che cos'è? Questo è l'adesivo che andrà poi qui sulla parete di camera, quando dipingerò anche questa parete. Però non mi piace come quadratura, ecco, così mi piace di più. E niente, ve lo spediscono così, quindi questi adesivi grandi li spediscono così, arrotolati. All'interno c'è un cilindro di gomma piuma. Comunque è tipo un'imbottitura per far sì che non si pieghi durante il trasporto, eccolo qua. Sembra tipo quelli delle piscine, i salamini, i salsicciotti, quelli che servono per non affogare, ecco. È tipo quello lì e viene messo all'interno proprio perché non si rovini l'adesivo. L'adesivo è da comporre, quindi io ve lo faccio vedere scomposto, un po' alla buona ve lo faccio vedere. Perché questo non ve lo metterò nel dettaglio. Allora, devo cercare di capire qual è il dritto. Qui c'è un corno, ok, poi c'è l'altro corno e poi c'è, adesso arrivo, c'è il cervo, la testa, eccolo qua. Quindi questo è l'adesivo, a me piace tanto e è stilizzato, perché da lontano sembra fatto diversamente, da vicino si vede che sono delle chiazze di colore e che da lontano però si vedono benissimo, si vede l'immagine perfetta, invece da vicino si vede che sono delle chiazze di colore messe lì, ma non sono messe a caso ovviamente, sennò non si vedrebbe l'immagine, ma è bello, mi piace, è da comporre, quindi dovrò cercare di metterlo dritto io. Perché li fanno così perché essendo adesivi grandi, se fossero tutti interi poi da attaccare sarebbero veramente difficili e quindi li scompongono in modo che siano un po' più facili da attaccare. Adesso, ok, piegato, a posto, questo adesso lo posso mettere via finché non in bianco. Ok, quindi quello ho pagato 8 euro con la spedizione, mi pare 10 euro, perché era 2 euro di spedizione. Passo a un altro acquistino, questo è veramente un bel acquisto e appena li ho visti ci ho pensato ad ordinarli, poi non li ho più ordinati, ho lasciato passare un po' di giorni, poi li ho rivisti e allora mi sono decisa. Sto parlando di questo paio d'orecchini, guardate che belli che sono color argento, non sono tondi, sono un po' a goccia, vedete? Sono un pochino a goccia, molto belli, sono luminosissimi, non so quanto durerà questo effetto argento proprio luminoso e beh, non credo durerà molto. Sono molto particolari, vi lascio comunque il video dei dettagli perché altrimenti non si capisce da lontano e non posso metterli perché sugli altri non vado a toglierli, comunque mi piacciono molto perché sono molto luminosi. Adesso sembra che non sia abbronzata io, in realtà sono abbronzata, madonna cos'è questo striscio qua? Lo vedete, vero? Però, è un'occhiaia misto tipo a qualche irritazione, penso. Di qua non è così, guardate di qua che roba, mamma mia. Faccio paura, va bene, e niente, questo è l'effetto di questi orecchini. E questi sono costati 1 euro, spedizione 1 euro. La chiusura non è perfetta, quindi io ho paura di perdermeli dopo, però boh, per 1 euro insomma non sono malaccio. Non mi sento di consigliarli per il momento perché non li ho mai indossati, quindi non so come siano poi nella realtà, se si rovinano dopo usandoli o meno, quindi non ve li posso consigliare al momento.
Sì, penso che questa roba qua sia tipo un'irritazione. Ma è una roba impressionante. Si vede tantissimo. Non è l'occhiaia mista un'irritazione perché so sempre l'allergia. E quindi questo è il risultato. Va bene, niente, lasciamo perdere. Passiamo ad altro. Un altro acquisto che ho fatto da Wish è stato un cavo per il mio telefono, cioè l'iPhone. Ecco, io ho ordinato per iPhone, mi è arrivato il cavo per il Samsung. Ho aperto, ho detto guarda che bello questo cavo. Poi ho guardato meglio e ho detto ma questo è per il Samsung, non è per l'iPhone. E quindi sono rimasta fregata, mi hanno rimborsata. Questo era costato 1 euro con spedizione 1 euro, mi hanno rimborsata, non hanno fatto storie. Gli ho mandato la foto del cavo che mi era arrivato, che era sbagliato. E quindi mi hanno rimborsata e è proprio per Samsung. L'avevo preso color dorato, avendo io l'iPhone dorato, e mi dispiace perché veramente è un bel cavo, però beh, mio moroso c'ha il Samsung, mio papà ha Samsung, per cui se qualcuno ha bisogno io ho il cavetto, però mi dispiace che mi sia arrivato sbagliato. Poi ho preso un'altra cosa che riguarda il filo del caricabatterie del telefono. In realtà pensavo, non mi ricordavo arrivassero così tanti aggeggini, ne sono arrivati abbastanza. Di cosa parlo? Parlo di questi qua. Questi sono dei coprifilo, perché il filo tende sempre a rompersi, e quindi questi qua sono fatti apposta per poter proteggere il filo del telefono. Io ne ho messi due, sia a un'estremità che all'altra, perché un'estremità avevo il filo proprio spappolato, si vedevano i filetti dentro, la gomma fuori era tutta rotta e quindi ho deciso di comprarmi questi aggeggini qua e me li sono messi su così non va a rovinarsi ancora di più quel filo, poverino. E ne avevo ordinato uno apposta perché quello là non so quanto durerà ancora l'originale. Avevo ordinato proprio un cavo per l'iPhone che mi è arrivato per Samsung e niente. Quindi ho preso anche questi aggeggini qua. Ne sono arrivate 10 bustine di questi coprifilo, salvafilo, e tutti di colori diversi. E quindi niente, io li ho già messi dove serve. Il postino oggi mi ha portato tre prodotti, due pacchetti, però in un pacchetto ci sono due prodotti. Allora, il primo che vi faccio vedere, ero curiosissima di provarlo, l'ho visto tante volte in giro. Io l'ho trovato ad 1 euro, sono riuscita a trovarlo ad 1 euro proprio su Wish, quindi ho deciso di comprarlo. Di cosa parlo? Di questo aggeggio qua. Sì, l'ho comprato anch'io perché mi ispirava troppo. E sono curiosissima di provarlo, prima devo lavarlo, lo so. E questo è per, ma anche per le zucchine, per le carote, per anche forse i cetrioli no, perché forse i cetrioli sono troppo morbidi all'interno. E niente, c'è anche scritto in TV, visto in TV, una cosa del genere. Se riesco, ecco qua. Eccolo qua. L'ho scelto di colore verde. Questo tappino qui serve per incastrare la verdura e girare in modo da far uscire poi i fili, gli spaghetti di verdura, diciamo, chiamiamoli così. Poi, sempre oggi, mi è arrivato un altro pacchettino e all'interno di questo pacchettino c'erano queste due scatoline. Queste due scatoline sono non so se sono tinte labbra, se sono non rossetti e neanche lucidalabbra, secondo me, sono delle tinte labbra. Volevo metterne una prima in realtà, prima di registrare il video, però poi mi sono dimenticata. La prima che vi faccio vedere è di un colore abbastanza autunnale-invernale ed è questo colore qui. Volevo aprire, però non volevo rovinare la scatola e quindi apro dall'altra parte. Ecco qua, questo colore, sì, che è molto autunnale-invernale, quindi l'ho preso adesso, ma comunque se lo userò più in là. E poi ho preso l'altro colore che invece è un fucsia, è un colore molto pieno, bello, mi piace. Ed è questo qui. E ve lo faccio vedere anche sul braccio. Aspettate perché ne manca un po'. Sì, insomma, poi
bisogna vedere sulle labbra qual è l'effetto. Comunque, ecco qua, questo è l'altro colore e questo è proprio un fucsia tosto. Vorrei metterlo adesso, però non lo metto adesso perché ho il burro cacao e quindi mi andrebbe ovunque, essendo liquido. Non so se è tinta labbra sta roba, perché sapete che non so se è una tinta labbra, c'è scritto liquid matte lipstick, per cui non è un lip gloss, è un lipstick. Insomma, ci siamo capiti noi, no? Ecco, vegan e cruelty free, wow, made in USA, eccetera, limecrime.com c'è scritto qua dietro. Già sentito limecrime.com? Vero, sì. Comunque ho comprato questi qua, anche questi qui, io li ho visti veramente tantissime volte, ogni volta che aprivo Wish c'erano questi lip stick, ecco, e li ho visti talmente tante volte che alla fine ho deciso di prenderli perché ero stufa di vedermeli lì, allora li ho presi e sono molto belli come colori, guardate che belli. Spero non macchino perché... vedete che asciugano, stanno asciugando. Per cui una volta asciutti forse rimangono lì e non si tolgono. Ultimi due prodotti che vi faccio vedere per questo video Wish. Dunque, ho preso per 3 euro più 1 euro di spedizione questa canottiera qui. E è decorata così sul davanti, è molto molto carina, solo che è un po' alta per me, perché io sono abituata a usare cose scollate e questa canottiera è un pochino accollata, cioè un po' troppo alta per i miei gusti, però è veramente fatta bene e mi piace, è fatta benissimo, mi piacciono tantissimo le spalline così in pizzo e il pizzo segue poi tutto il contorno, non è che c'è solo sulle spalline, è molto molto bella. Io l'ho voluta prendere fucsia, in realtà c'è anche bianca, nera e grigia, forse altri colori non ci sono. Non sono sicura, dovete andare a vedere su Wish. L'unico inconveniente di questa canotta è che è un po' lunga per me. Sì, è effettivamente un pochino lunga perché io sono bassa, però per il resto mi va bene. È stato un ottimo acquisto questo qui, veramente. Non puzzava quando è arrivata. Assolutamente una canottiera come quelle che trovate nei negozi, veramente consigliata. Ultimo prodotto per questo video Wish e questo veramente mi è dispiaciuto. Perché? Perché mi è arrivato un prodotto che io pensavo mi andasse bene. In realtà ho ordinato forse la taglia troppo piccola, un po' troppo piccola, non so se ho preso una S o una M. Comunque non mi va bene. Vi parlo di un vestitino, è questo qua, fatto così. E qui ha un elastico in vita e poi c'è la gonnellina. A me dispiace tantissimo perché questo qui non mi va bene. Io quando è arrivato l'ho provato a mettere, non mi entra. Cioè praticamente questo elastico qua non serve a niente perché il vestitino è proprio stretto. Cioè non è stretto perché c'è l'elastico. Ho detto, tolgo l'elastico, lo cambio, ne metto uno più largo. No. Invece è proprio stretto così, questa è la larghezza massima che vedete è più stretto delle mie spalle, per cui mettermelo è impossibile. I fianchi ce li ho ancora più grossi, più larghi, per cui non mi entra neanche da sotto. Sono riuscita, facendo mille acrobazie, sono poi riuscita a mettermelo, però veramente qua rimane troppo aperto. Non rimane, non scende bello, rimane un po' strano, ecco, come vestitino, perché è alto, vedete? È alto e qui rimaneva un pochino aperto e mi dispiace tantissimo che non posso utilizzarlo. Questo vestitino qua, vi dico subito, l'ho pagato mi par 4 euro, è una semplice stoffa, non ha altre stoffe al suo interno, per cui è trasparente. Però era veramente carino e anche come sopra costume, che io adesso in estate sto sempre in costume,
era bello da utilizzare, però veramente mi è dispiaciuto tantissimo perché è stretto e non si può neanche allargare, non si può scucire, ricucire, non si riesce e quindi questo mi è veramente dispiaciuto perché mi piaceva tantissimo. Questo vestitino c'è anche in versione scura, quindi mi pare blu. Blu, io avevo scelto questo qua chiaro per l'estate, è bellino, però veramente è andata male questa volta e mi dispiace. Ok, quindi questi sono stati i prodotti di questa volta per questo video Wish. Vi aspetto al video Wish che verrà dopo, non so quando perché non ho l'agenda qua, ma l'ho già programmato, cioè so già quando lo caricherò perché volevo farvi un video wish al mese, quindi adesso luglio, mi pare i primi di agosto, vi ho messo un altro video wish. E quindi vi aspetto al prossimo. Detto questo, se avete domande sempre su questo, su questa applicazione, su questo sito, perché è sia applicazione sia sito web, mi viene chiesto anche questo. Sì, lo trovate sia come sito web, sia come applicazione da scaricare sui telefoni, quindi è molto comodo. Paola Style concorderà con me perché veramente è una droga, veramente. Ce lo diciamo sempre, è una droga perché io ogni giorno, adesso non so quant'è, ma ogni giorno faccio qualche acquisto. Veramente alla fine si spende tantissimo perché dici, ma costa poco, costa poco, costa poco, ma alla fine fai un carrello enorme e sì, alla fine spendi lo stesso. Vabbè, dai. Però un articolo ogni tanto si può ordinare. Si deve comunque prendere in considerazione che i prodotti non arrivano velocemente. Ci sono prodotti che arrivano anche in meno di un mese. È capitato anche a me. Mi sono capitati dei prodotti che sono stati circa un mese ad arrivare. Sono capitati prodotti che sono stati 2 mesi, 1 mese e mezzo, 2 mesi. Ci sono stati prodotti che non sono neanche mai arrivati. E lì basta chiedere il rimborso se non arriva niente. Quindi, detto questo, insomma, se avete altre domande, volete sapere qualcosa in più, scrivetemi qua sotto. Sappiate, vi rifaccio vedere le confezioni, che questi qua sono delle tinte. Vi ringrazio per aver guardato il video e vi aspetto al prossimo. Ciao!